Nei giorni scorsi abbiamo parlato di commercio, ai negozi fisici e di e-commerce, e stamattina vogliamo occuparci di acquisti online in Italia dell'ultimo periodo, perché ci sono dei dati molto interessanti che sono usciti ieri. Allora ci colleghiamo con Roberto Liscia, che è presidente di Netcom, se non sbaglio, ma ci aiuti lei, anche questo un consorzio che raggruppa proprio tante realtà che operano in questo settore. Buongiorno Liscia. Non la sentiamo? Vediamo se riusciamo a... Scusate, eccoci. Buongiorno. Buongiorno, scusate. Sì, Netcom è nata 18 anni fa e raccoglie 500 operatori a livello nazionale, ma abbiamo anche costituito 10 anni fa un consorzio, un'associazione a livello europeo, che adesso raccoglie circa 23 associazioni e rappresenta 100.000 imprese digitali in tutta Europa. Perfetto. Allora, molto chiaro, quello che abbiamo compreso dai dati è che l'e-commerce gode di ottima salute, senza dubbio. Proviamo un po' anche a capire se c'è stata un'accelerazione durante la pandemia o se semplicemente è una crescita organica, chiamiamola così, quella del mondo dell'online, dell'e-commerce, degli acquisti online. Gli acquisti online sono cresciuti moltissimi. Durante la pandemia c'è stata una crescita di circa 7 milioni di nuovi italiani che si sono avvicinati all'utilizzo degli strumenti digitali per l'acquisto. Siamo arrivati a 33 milioni di italiani. Dopo la pandemia questo fenomeno è un po' rallentato, nel senso che molti di questi nuovi digitali hanno capito l'opportunità di comprare online e offline, e quindi c'è stato, diciamo, una sempre maggiore ricorso all'acquisto che noi chiamiamo omnicanale, nel senso che i nuovi acquirenti si sono abituati, e soprattutto anche i giovani, non fanno più differenza tra l'acquistare da un telefonino o entrare in un negozio e vedere la merce. Tra l'altro il 40% degli acquisti nei negozi sono favoriti dall'online, nel senso che prima di acquistare in un negozio ci si informa online. Quindi i due fenomeni sono sempre più integrati e la pandemia ha accelerato moltissimo questo fenomeno, che sicuramente diventerà l'elemento prevalente del futuro, anche perché con lo smart working, quindi le persone che stanno un po' a casa, un po' in ufficio, a casa magari si preferisce scendere nel negozietto col quale si ha un rapporto decennale, e poi ci si muove magari in macchina o in metropolitana, si acquista dal telefonino, e in ufficio si acquista dal PC. Quindi i due mondi sono diventati un unico mondo, e questo sta cambiando veramente tutto il commercio, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ecco Liscia, proprio pochi giorni fa facevamo questa chiacchiera con i nostri ascoltatori e loro ci esprimevano grande preoccupazione, cioè dicevano: oramai la tendenza più diffusa, secondo appunto il sentito più popolare, insomma secondo i nostri veri normal people, è le persone guardano un oggetto nel negozio fisico, lo provano, poi in realtà però lo comprano dai grandi distributori online. Quindi per i negozianti il commercio digitale rappresenta più un'opportunità o una minaccia? Direi che ci sono i negozianti che naturalmente chiuderanno perché non sono entrati in questa nuova era, e i negozi che aumenteranno le loro vendite, perché in qualche misura sfrutteranno il digitale per attirare i clienti che hanno visto il prodotto che c'è nel negozio, hanno visto il prodotto che c'è, diciamo, sul brand o sul produttore, e dicono: caperi, vado nel negozio, lo provo e lo compro. Quindi naturalmente c'è anche il fenomeno inverso, dei clienti che magari vedono un libro in libreria e poi lo comprano online. Quindi i due fenomeni non sono in contrapposizione, sono sempre di più integrati, dipende dalla convenienza, dall'utilità, dal benefit, dall'interesse, dall'attitudine e dal tempo disponibile, che il tempo che il consumatore riserva all'acquisto funzionale, all'acquisto consapevole o all'acquisto emozionale. Certo, naturalmente i negozianti che non lo capiscono usciranno di scena. Esatto, questo è un punto cruciale, perché è vero, sono due mondi collegati e collegabili, però bisogna seguire quella strada, no? Perché noi abbiamo sempre la tendenza, quando c'è qualcosa di legato al digitale che poi prende piede, la tendenza è quella di dire: ucciderà il commercio fisico, ucciderà le relazioni, ucciderà la tradizione, tra molte virgolette. Allora, voglio un attimo andare nel dettaglio dei prodotti che sono però più acquistati online, perché naturalmente non tutti ancora si possono acquistare. Che cosa rilevate in questo senso?
Ma in realtà tutti i prodotti sono acquistabili online. Naturalmente ci sono prodotti che sono come il fashion, i prodotti della bellezza, la cosmetica, l'elettronica, che sono più frequentemente acquistabili online. Però mi viene da pensare, Presidente, la spesa, i freschi, cioè ci sono ancora delle cose che online onestamente non si trovano. No, questo se mi consente non è così. Oggi, nelle grandi città però noi ci dobbiamo mettere anche nei panni del paese in cui non è che la spesa online sia ordinaria amministrazione, per questo volevo capire. No, ma questo dipende veramente molto dalle abitudini del consumatore. Ci sono consumatori che naturalmente preferiscono scendere nel negozietto per comprare l'insalata fresca, ma l'insalata fresca la si può comprare anche online e arriva con una filiera straordinariamente ormai digitalizzata. Sì. Una filiera straordinariamente digitalizzata arriva in tempi record a casa del cliente. Quindi il tema è veramente la percezione del valore di un canale rispetto all'altro, l'abitudine e in qualche misura il tempo disponibile, la voglia di fare un acquisto online rispetto ad un acquisto offline. E non c'è prodotto ormai, ieri abbiamo fatto un incontro con i miei colleghi internazionali, la Polonia che pochi conoscono, il 100% degli abitanti della Polonia acquistano online, ma il che non significa che non acquistino anche offline, ma anche i signori che hanno 70 anni, 80 anni in Polonia acquistino online. Quindi dipende molto dall'alfabetizzazione digitale della popolazione. In Italia che punto siamo in una battuta come alfabetizzazione? Siamo ancora molto indietro. Molto indietro, il 50% della popolazione contro il 100% della popolazione polacca. Grazie davvero al presidente di Netcom Roberto Liscia per questo punto sul commercio nei negozi appunto online, sull'e-commerce. Grazie davvero, a presto e buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento.